Buonasera a tutti e benvenuti. In questi anni, in questo in particolare ultimo anno di aumento dei tassi di interesse, non solo sono diventati più appetibili, tutta una serie di strumenti, in particolare i titoli di Stato, obbligazioni in generale, ma insomma ci sono state un forte interesse per titoli di Stato, anche ovviamente non solo italiani, ma anche di altri paesi europei, quelli americani, seppure ovviamente lì dopo c'è anche una questione di rischio del cambio euro-dollaro. Ma dopo anni di tassi a zero, addirittura l'assurdità di tassi negativi, sono passati a offrire, diciamo, rendimenti molto interessanti, insomma, rispetto alla storia. Avevamo visto, per esempio, il bot a 12 mesi, buono ordinario del tesoro, arrivare a offrire quasi il 4% all'anno, livello non raggiunto da non so che anni, ma parliamo di forse quasi 15 anni, una cosa del genere. Adesso cerco al volo un grafico, vado a memoria. Comunque, diciamo, ecco, comunque rendimenti, diciamo, molto molto allettanti rispetto a quello che era lo standard storico. Forse nemmeno nel 2000, ecco, forse a livello del 2011, una cosa del genere, quando c'era così l'impressione che l'Italia stesse per fallire da un momento all'altro. Comunque, ecco, in ogni caso tutto questo, poi anche con alcune, ecco qua ho trovato adesso giusto così per potervi dare i dati significativi. Sì, da circa 2011-2012, addirittura nel 2011 hanno raggiunto quasi il 6% in quel periodo così, che poi crollò il governo, andò il governo Monti, eccetera. Comunque, ecco, quindi parliamo di quasi 12 anni, una cosa del genere, insomma, ecco. Altrimenti i tassi erano addirittura negativi, per cui si pagava il titolo più di quello che avrebbe dato di capitale cedole. Insomma, questa è assurdità. E questo aveva comunque ovviamente scoraggiato molti piccoli investitori a investire in titoli di Stato. Insomma, storia già vista. Poi, come dicevo, non solo c'è stato il rapidissimo aumento dei tassi di interesse, in particolare da metà del 2022, e quindi di conseguenza dei rendimenti dei titoli di Stato, ma c'è stato anche, seppure i conti correnti in gran parte no, continuano a dare tasso 0%, l'offerta, visto anche che appunto molte persone sono così disabituate all'idea di avere un conto titoli, comprare obbligazioni, titoli di Stato, ma molti hanno semplicemente il conto corrente, che però nella maggior parte dei casi, come dicevo, non dà un tasso di interesse allineato a quello che è l'aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale, quindi molti conti correnti ancora danno lo 0% in questo contesto. Allo stesso tempo, però, varie banche, soprattutto magari banche di gruppi meno grandi o magari banche appartenenti a grandi gruppi, ma magari specifiche piccole banche, diciamo di quei gruppi, hanno cominciato a offrire tassi di interesse abbastanza interessanti sui depositi, vincolati, non vincolati, quindi con offerte molto variabili, condizionate a tempo sui capitali nuovi, magari appunto se il capitale, i depositi sono vincolati, non vincolati, anche il vincolo bisogna capire che cosa significa. C'è un vincolo vero e proprio dove sostanzialmente i soldi non possono essere più prelevati per un certo periodo di tempo da parte del proprietario, oppure magari dei vincoli diversi, diciamo meno stringenti, per cui magari il capitale è sempre disponibile, ma se lo si preleva prima di una certa termine, magari si perdono gli interessi, ecco, accumulati. Insomma, poi ci sono varie sfumature, vanno letti molto molto bene, per questo le condizioni libretti, perché sono abbastanza complicati, non sono strumenti standardizzati più o meno come i titoli di Stato, che più o meno sono quelli anche lì poi fanno sempre nuove emissioni con nuove regole, emissioni speciali, pensate a BTP Italia, BTP Valore, eccetera, eccetera, BTP Futura, quattro formaggi, eccetera.
e comunque che fanno varie tipologie di offerte, ma più o meno comunque hanno certe caratteristiche, il bot ha certe caratteristiche, il BTP ha certe caratteristiche, e così via, insomma. Ci sono quelli all'inflazione, non all'inflazione, eccetera. Ma più o meno sono standardizzati. Invece questi conti depositi sono vere e proprie offerte da parte della banca, quindi contrattuali, che vengono strutturate in modo autonomo, ovviamente nell'ambito della legge e dei vincoli di legge. Però comunque vanno lette bene, perché poi, ecco, bisogna capire. Per esempio, vedo molte persone confondono il vincolo, sono vincolate, io dico: ma che significa? Significa cioè che non puoi prelevare i soldi, oppure che magari se li puoi prelevare, ma perdi gli interessi magari maturati nel periodo, e molti neanche hanno idea. Cioè, sai che non lo so, boh, effetti, no, penso che forse, cioè, quindi è importante da capire. Però magari, ecco, soprattutto per persone che magari non hanno molte disponibilità, non sono diciamo a proprio agio, anche se poi magari più per una cosa mentale che di reale difficoltà, con l'idea di avere un conto titoli, di comprare titoli, e quindi diciamo di accedere al mercato anche dei titoli di Stato, magari questo tipo di prodotti, anche postali, ma magari anche del sistema bancario tradizionale, invogliano, seppure poi sono magari tante volte complicati anche a loro volta, magari più di un titolo e più di aprire un conto titoli. Però l'idea, ecco, di avere il conto titoli, che ha dei costi, poi dover comprare il titolo con le commissioni, spaventa molte persone, anche se poi magari a conti fatti potrebbe essere più conveniente. E ovviamente dipende, come dico sempre, anche uno che disponibilità ha, nel senso che dopo è una valutazione sempre personale, non si può dire sì o no. Ma magari, ovvio, se uno ha 2000 euro deve valutare forse se conviene aprire un conto titoli con tutti i costi magari fissi, eccetera, per investire magari 1000 euro per un titolo di Stato, faccio un esempio. Quindi magari va valutato. Invece magari questi depositi sembrano strumenti più flessibili, ma allo stesso tempo che diano rendimenti maggiori. Quindi sono andati molto questi titoli, c'erano anche varie offerte da parte di banche, c'erano anche tutta una serie di meccanismi di incentivazione. Porta un amico al credito, questo insomma da anni, lui ha X euro, ce l'hai anche tu, affiliazioni, eccetera, eccetera, proprio per spingere con questo turbo marketing, questo tipo di raccolta da parte di gruppi bancari. E un altro aspetto sempre da valutare su questi depositi fondamentale è se sono coperti o meno dalla garanzia del fondo interbancario dei depositi, perché magari giustamente anche capire queste banche, la loro solidità non è semplice, ma magari già un aspetto significativo è capire se quel tipo di deposito è garantito fino ai 100.000 euro. Oppure no, anche quello, capire strumenti. E non è scontato, perché bisogna vedere, soprattutto anche perché molti di questi strumenti, di queste offerte, tante volte non sono nemmeno domiciliati in Italia. C'è l'IBAN, il codice IBAN che vi viene dato, a volte non è italiano, ma magari è tedesco, di Malta, lituano, con il fatto che così questa grande Unione Europea ha facilitato, ovviamente, in questo anche positivo, insomma, ecco, lo dico necessariamente in modo polemico, ma positivo, ma anche che apre a molti rischi, il trasferimento di capitali oltre che di persone, eccetera, ha fatto sì che ovviamente, diciamo, si può accedere più facilmente a giurisdizioni di altri paesi. Alcuni paesi, come la Lituania, Malta, magari hanno maggiori benefici per la creazione, ecco, di sistemi finanziari, ma allo stesso tempo bisogna capire se ci sono anche garanzie di che tipo, così qualunque paese, anche magari Spagna, Germania, eccetera. Tante volte magari si apre un conto corrente, si inseriscono i dati, si fa una foto della persona con il documento per far vedere che è quella persona, con l'app ti arriva a casa la carta già pronta, e sostanzialmente hai un conto corrente magari addirittura di un altro paese europeo. Infatti, diciamo, fatto dei video può anche essere un'alternativa, magari anche a costo zero o a bassissimo costo, per avere sostanzialmente una sorta di conto estero
in modo molto semplice, se l'Iban poi effettivamente è straniero, perché poi magari alcuni gruppi hanno anche cambiato nel corso degli anni, ecco, quindi magari partivano come conti stranieri, poi diventavano Iban italiani, insomma, c'è tutto quel discorso normativo, eccetera. Però poi, ecco, uno fa queste cose con semplicità, anche lì va valutato un altro aspetto, quello fiscale, nel senso che a quel punto si è tenuti sopra certe cifre, certe caratteristiche, ci ho fatto un video apposito, a dichiarare anche così le disponibilità detenute all'estero. Quindi magari uno non ci pensa, ma la carta prepagata che ti è arrivata a casa, uno magari non si è mosso dall'Italia, ma in realtà risulta come conto estero, e quindi sopra certe soglie, con certe caratteristiche, magari bisogna pagare l'IVAFE, bisogna comunque dichiararlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche questi aspetti da tenere presenti. Magari uno, anche in buona fede, fa un illecito fiscale, magari dice, ho semplicemente fatto un bonifico al mio conto, cioè la mia carta prepagata, magari lituana. Però magari risulta questo traspostamento, magari in dichiarazione dei redditi non ha messo quei soldi, quindi magari può avere anche delle beghe senza così rendersene conto, diceva solo fatto la carta prepagata che mi ha mandato l'invito l'amico, c'erano 10 euro, così anche magari per i conti titoli a volte se sono con IBAN esteri, poi bisognerebbe in teoria mettere anche i dati dei titoli, delle compravendite, tutto l'aspetto fiscale, magari poi non fa la banca, dobbiamo anche farlo noi con il commercialista, magari sulle dichiarazioni redditi. Quindi bisogna secondo me stare anche molto attenti perché si rischia dal punto di vista burocratico, fiscale, di mettersi in un ginepraio da soli senza motivo, sostanzialmente magari solo perché l'amico ci ha mandato il link di affiliazione per 10 euro, poi magari uno si ritrova con delle multe da pagare, problemi con il fisco, commercialista che ti spara parcelle altissime, magari per risolvere un problema, ecco, nato magari in buonissima fede, insomma, ecco, quindi anche questo aspetto va tenuto presente sui conti deposito, vedere. Riassumendo, se sono domiciliati in Italia oppure se risultano come IBAN esteri, ripeto, magari poi è proprio anche quello che uno cerca per avere situazioni anche di diversificazione di paese, addirittura alcuni anche svizzeri sono carte che uno può dall'Italia sottoscrivere in Svizzera, è tutto lecito. Basta, ecco, rispettare gli obblighi di, ripeto, dichiarazioni fiscali, eccetera, previsti dal fisco italiano. Lì, tra l'altro, uno ha l'idea, non so, ecco, che il conto estero sia qualcosa di losco, scuro, magari anche dopo anni di propaganda, la filmografia, valigie di soldi in Svizzera, queste cose, in realtà è perfettamente lecito, basta però dichiararlo. Quindi magari uno fa una carta prepagata, non ci pensa, diventa estera e magari risulta come un conto estero di fatto, e quindi quell'aspetto fiscale da valutare, anche i costi, anche di dichiarazione, eccetera, eccetera, se vale la pena o meno, dipende da quello che vogliamo fare. Secondo aspetto, come dicevo, altrettanto significativo, se sono coperti da una garanzia di tutela dei conti interbancari italiana o magari anche estera, perché magari a quel punto se è di un paese estero, capire poi quel paese europeo, ma comunque estero, se dà una garanzia sui depositi oppure no, e soprattutto anche capire come avviene. In Italia dovrebbe essere più semplice, bisogna capire all'estero quanto è facile in caso di malaugurato, di fallimento della banca, comunque di problematiche della banca, riavere i nostri soldi, soprattutto per un cittadino estero, che a quel punto è tutto facile quando uno manda i soldi, apre i conti, eccetera, poi quando deve riavere qualcosa indietro, improvvisamente diventa da cittadino europeo a cittadino straniero, italiano rispetto magari all'altro paese, vogliono che uno scriva nella loro lingua, nei loro corti, i loro avvocati, cioè l'avvocato locale, cioè dopo diventa improvvisamente tutto difficile, questa grande unione dei popoli improvvisamente disunione quando fa comodo, quindi c'è anche questo aspetto da tenere presente, capire se c'è una garanzia e soprattutto la semplicità come opera i costi anche per recuperare i soldi eventualmente. Quindi secondo aspetto molto molto importante da tenere presente, oltre a quello fiscale, appunto anche quello del fondo di tutela dei depositi. Terzo aspetto,
Altrettanto importante capire la società, chi è, come opera. Sì, uno dice magari fino a 100.000 euro o non so, fino a quale somma è protetto, ma poi comunque bisogna anche capire come operano, se sono leciti, non leciti. E non è, diciamo, necessariamente semplice, anche perché, ripeto, queste società tante volte non hanno una sede visibile, ammesso che sia una garanzia quella. Cioè, i fallimenti c'erano anche quando c'erano gli sportelli bancari, eccetera. Però comunque anche questo aspetto di internet immateriale delle app va tenuto presente. Soprattutto valutare anche, ecco, se questi conti sono semplicemente conti di deposito, se sono in valuta estera, perché allora anche lì in fase di dichiarazione ci sono da valutare quella valuta estera, come viene conteggiata, c'è anche lì a livello fiscale tutto un sistema, circolari, modalità per calcolarlo, eccetera, eccetera. Se generano interessi, quelli ovviamente vengono tassati in Italia normalmente, insomma, se uno è residente in Italia, anche lì valutare caso per caso, chiedere al proprio professionista, insomma, appunto, anche lì ci sono degli aspetti da tenere presenti, quanto più poi il complicato aumenta se ci sono titoli, magari se ci sono anche depositi titoli legati a quei conti, criptovalute, anche in quel caso, magari quelle carte che uno consentono di pagare, non c'è la criptovaluta, ma ti danno la carta di credito per gli acquisti, convertono la criptovaluta in moneta fiat, cioè, tutto quello poi in fase di non solo dichiarazione dei redditi, con tutta una serie di costi, di attenzioni, ma anche proprio di gestione quotidiana va tenuta presente. Quindi quello è molto molto importante. Questo ho voluto fare in un quadro, secondo me, importante di alcuni aspetti, secondo me, a tenere presenti prima così di sottoscrivere un conto deposito, mandarci soldi, eccetera. Detto questo, ho parlato tanto dell'estero, ma appunto ho pensato di fare questo video perché negli ultimi giorni c'è stato proprio il caso di Smart Bank Cirdan Group, che così di punto in bianco, in maniera abbastanza inaspettata, sarebbero stati sostanzialmente commissariato il consiglio di amministrazione da parte della Banca d'Italia. Poi vi metterò in descrizione il link del comunicato stampa, che in realtà è mezza pagina sostanzialmente, quindi non hanno detto quasi nulla. Hanno messo, dice, Cirdan Group SPA e Smart Bank SPA appartenente al gruppo bancario Smart Bank, amministrazione straordinaria. Con provvedimenti del 21 dicembre 2023, la Banca d'Italia ha disposto, ricordo che la Banca d'Italia non solo fa parte del sistema europeo delle banche centrali dell'euro, dei 20 paesi dell'area euro, diciamo stampa moneta eccetera, ma svolge un ruolo importantissimo di vigilanza del sistema bancario, insomma, penso lo sappiate, ma nel dubbio lo ricordo che questo è il ruolo più che monetario che ormai ha deciso la Banca Centrale Europea e le banche nazionali sostanzialmente eseguono su banche entro certe dimensioni. C'è anche la Banca Centrale Europea che svolge vigilanza sotto certe dimensioni, le banche nazionali. Quindi la Banca d'Italia svolge questo e altri compiti, ovviamente. Come dicevo, la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di Cirdan Group SPA e Smart Bank SPA, con sede rispettivamente in Milano e Napoli, e la sottoposizione, scusate, delle stesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, bla bla bla, vabbè, insomma, nel testo unico bancario. E ha poi nominato, sempre con questo comunicato stampa molto scarno, dice: nomina degli organi di amministrazione straordinaria con i medesimi provvedimenti. Sono stati nominati i signori, vabbè, e fa tutto l'elenco, diciamo, degli amministratori nominati, e anche del presidente del comitato di sorveglianza. E basta, non hanno detto niente. Ci sono alcuni articoli, ve li metto in descrizione, in particolare. Uno è la verità, secondo me, abbastanza approfondito, anche se comunque anche lì non è che dicono moltissimo, però comunque ricorda, ecco, qui c'è Smart Bank, una banca di investimento digitale facendo parte del gruppo Cirdan Group, gruppo di società specializzate in soluzioni di investimento. E quindi ecco, diciamo, c'è questo comunicato stampa molto molto scarno, non si parla delle cause che avrebbero
portato a questa decisione da parte della Banca d'Italia, né tantomeno si ipotizza nessun tipo di responsabilità di nessuno, non si sa nulla sostanzialmente. Sicuramente è però un evento molto molto significativo e grave in un certo senso, comunque è una decisione molto forte, ecco, quindi qualcosa ovviamente ci deve essere, non è che lo fanno così per così sport o per antipatia ovviamente, però non si sa molto, ecco, come dicevo ci sono varie valutazioni, qui diceva sempre l'articolo della Verità, dice il provvedimento prese sensi articoli, vabbè, 70 del testo unico bancario, l'obiettivo di, virgolettano quegli articoli appunto per capire in forza di quegli articoli è stato fatto, cosa prevedono, virgoletta, dice assicurare un adeguato presidio dell'operatività del gruppo e ripristinare le condizioni di sana e prudente gestione, si legge in una nota. Sono stati anche nominati, vabbè, qui insomma cita ecco alcuni. L'articolo ricorda che Cirdan Group e Smart Bank proseguono la loro attività e la clientela e i depositanti possono continuare a operare con una consueta fiducia, hanno affermato in una nota. Intanto Cirdan Capital Management e la sua controllata Smart ETN hanno fornito rassicurazioni sul loro coinvolgimento, specificando che non fanno parte di Cirdan Group o di Smart Bank. Non sono soggetto impattate dai suddetti provvedimenti amministrativi, sono interamente controllate da Cirdan International Incorporated, società madre registrata nel Delaware negli Stati Uniti. Sono e continueranno a operare come business separati come di consueto. E qui si aggiunge sempre, nelle scorse settimane Smart Bank era stata molto attiva commercialmente sul fronte dei conti deposito, ecco lo ricordano, e il 21 dicembre aveva proposto una nuova versione dei conti depositi vincolati step up a 5 anni, con interessi fissi incrementali fino all'8,25%, una scelta aveva spiegato la banca, dettata dall'ottimo riscontro avuto dallo strumento nel mese di dicembre. Poi comunque vi metto l'articolo in descrizione, ecco. Quindi, però ecco, si sa molto poco di questa decisione, sinceramente. Comunque ecco, vedevo anche vari articoli, per esempio uno di Altro Consumo, eccetera, che ricordava, insomma, l'Associazione Consumatori, che qui diceva appunto che sostanzialmente di stare tranquilli perché alla fine insomma, diciamo, si riteneva, dice, valutare, ecco, anche se appunto si investe, si hanno fino a 100.000 euro, no, perché comunque quel tipo di depositi sarebbero garantiti dal Fondo di tutela interbancaria dei depositi. Quindi, ecco, ricordava questo, quindi non per spaventare, eccetera, però comunque è un indicatore, secondo me, di attenzione di come questo tipo di strumenti, sostanzialmente rappresentano il dare i propri soldi, affidare i propri soldi a un ente esterno. Quindi, comunque, secondo me è opportuno capire bene chi sono, cosa fanno, al di là della tutela o meno del fondo interbancario dei depositi fino a 100.000 euro, poi ovviamente a maggior ragione se si supera quella soglia, ma magari capire bene anche le caratteristiche, anche semplicemente gli strumenti, i prodotti, il fatto per esempio appunto di capire bene se ci sono vincoli, di che tipo. Quindi è molto molto importante capirlo. Capisco il voler correre dietro a dei, appunto, a dei rendimenti maggiori, ma ecco, è anche fondamentale innanzitutto capire i rischi, ma non i rischi in assoluto di perdere i soldi o il rischio di controparte con la banca o insomma chi gli offre questi strumenti, ma anche il rischio semplicemente magari di non capire bene cosa prevede il contratto e magari faccio un esempio, avere eventuali vincoli, adesso non parlo di questo ma in generale, appunto perché sono conti con mille variabili, caratteristiche, eccetera, per esempio sulla disponibilità effettiva dei soldi, poterli prelevare se c'è un'emergenza, se ci sono penali, di che tipo, se è possibile, se c'è proprio un vincolo, insomma capire bene questo tipo di aspetti fondamentali, sembrano scontati ma
tante volte, ecco, non lo sono. E come per gli strumenti finanziari, io credo che se comincia a essere complicato, non è ben chiaro quello che ce lo propone, così in due parole ci dice due cose, ma noi abbiamo dei dubbi, ma abbiamo vergogna a chiederlo per non passare da stupidi. Ma non si capisce cosa si fa, forse è meglio lasciare stare, insomma, valutare anche se poi effettivamente ha senso stipulare questo tipo di contratti o se magari a quel punto, complicato per complicato, ammesso che lo sia, vale la pena aprire un conto titoli e magari comprare non so, uno strumento finanziario più tranquillo, un titolo di Stato, un ETF, ovviamente a seconda anche delle proprie caratteristiche, le proprie esigenze, ma magari ecco. Piuttosto che imbarcarsi in cose che non sono chiare, se il contratto è complesso, magari a volte ci sono conti senza vincoli, con tassi di interesse già abbastanza significativi, semplici, magari i soldi sempre disponibili, oppure in modo chiaro ti dicono, non so, è X%, ma se prelevi i soldi prima di X mesi, perdi gli interessi, ma i soldi sono sempre disponibili. Insomma, ecco, va capito però molto bene. E un consiglio che vi do, non fermatevi ai siti web, perché poi dicono quattro cose, c'è cioè la solita faccia, la persona felice che guarda sì, nel vuoto e sorride, cani, bambini, non lo so, qualunque cosa, cose del genere, anziani felici, eccetera, e quattro stupidaggini scritte, ma magari cercate i foglietti illustrativi, le condizioni contrattuali, di solito sono dei PDF, insomma, sul sito li dovreste trovare, leggete quelli, non è che sono, tante volte sono anche poche pagine, insomma, spiegano effettivamente le condizioni, sono quei fogli che probabilmente poi vi daranno da firmare, ma che uno preso dal momento neanche legge, firmo qua, qua e qua e via. E non hai idea, insomma, invece magari vi consiglio, questo un po' per qualunque cosa, insomma, non solo finanziaria, andare sul sito, cercare i documenti ufficiali, poi ovviamente quando uno firma verificare le condizioni anche lì al momento, insomma, ma insomma in teoria dovrebbero essere gli stessi, e leggerli con calma, così non avete la pressione di qualcuno lì, non avete la pressione del tempo, non avete, insomma, ecco, magari il condizionamento di dire ormai sono qui, gli ho fatto perdere tempo, eccetera. Questo per tutto, ecco. E vedremo, terremo d'occhio la situazione Smart Bank e Cirdan. Non sembra, ripeto, essere per ora, speriamo non sia nulla di preoccupante, appunto, come avrebbero rassicurato per i depositanti, ma secondo me comunque è un evento, poi vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni, che comunque è importante per far capire come appunto come c'è stato la situazione che poi si era sostanzialmente risolta di Eurovita, ma insomma se ricorderete per molti mesi era impossibile riscattare le polizze, insomma possono saltare fuori qua e là dei problemi, quindi innanzitutto, ecco, secondo me è importante capire bene i rischi e tutto. Poi magari forse anche valutare, ecco, una diversificazione, poi ovviamente come dico sempre, quelle sono valutazioni da fare personali, ma in generale magari è importante non rischiare per qualunque motivo, anche semplicemente magari i soldi sono garantiti, ma magari rimangono bloccati per un certo periodo in caso di problemi, eccetera. Tutto in un luogo, tutto con un solo emittente, con una sola banca, ma magari valutare anche così situazioni differenziate, insomma, ecco. Spero comunque sia stato utile anche gli elementi da valutare sui conti deposito, non fare né quelli né nulla a cuor leggero, così come tanto per, ma cercare di capire bene chi è la controparte, dove si trova a livello proprio anche a livello di giurisdizione, e anche tutti gli obblighi che eventualmente ne conseguono, leggere bene i contratti, valutarli, capire se fanno il caso nostro, magari anche chiedere consiglio a qualche esperto, qualcuno di cui vi fidate, insomma, o in generale anche fare una valutazione consapevole voi, insomma, in base alle vostre esigenze, alle vostre caratteristiche. Fatemi sapere, come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.